edizione di giornata del nostro telegiornale, una giornata in cui è tenuto banco il tema dei rincari, soprattutto dopo che abbiamo saputo in serata che le bollette del gas costeranno ancora più care. Eccola la notizia sull'home page dell'ANSA: il gas aumenta del 23,3% per quanto riguarda la bolletta di dicembre. Nel 2022 spesi 1.866 euro a famiglia, quindi bolletta sempre più salata. È cresciuta, lo sappiamo, la benzina dal primo di gennaio, sono cresciute anche le autostrade, il trasporto pubblico. È stato questo il primo titolo del nostro telegiornale di giornata. Andiamo a rivedere tutto insieme. Il 2023 comincia con una raffica di rincari. A partire dalla bolletta del gas, quella di dicembre aumenterà del 23,3%, poi c'è la benzina che torna a sfiorare i 2 euro al litro, con il timore in regione di nuovi esodi in Slovenia per il pieno. Crescono anche autostrade e mezzi pubblici. La Procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante della cooperativa Edis e l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura di Pasian di Prato al momento dell'incendio in cui ha perso la vita il 17enne Lady Animerai. Quanto prima sarà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo. L'Ordine dei Medici di Udine rilancia l'allarme: siamo pochi, sotto stress, oberati dalla burocrazia che ci porta via il 60% del tempo lavorativo, e nei prossimi anni altri 200 medici di famiglia andranno in pensione solo nel Friuli Centrale. La soluzione è unire le forze e creare ambulatori unificati, come si fa in Veneto. In una stagione fin qui ottima per la montagna friulana, comincia a preoccupare la situazione meteo. Le temperature elevate stanno facendo sciogliere la neve, le piste soffrono e comincia ad arrivare qualche disdetta. Il clima non cambierà per almeno una settimana. La clientela si lamenta, ovviamente. Il 31 c'è stata la corsa al distributore, è stata abbastanza intensa, e al 2 ormai la gente già rassegnata, preoccupata, continua a aumentare, riaumenta, perché sentono dei prezzi a 2 euro in giro, ma noi più di tanto non possiamo fare. E le reazioni sono di scontento, chiaramente. 30 al 31 sì, abbiamo avuto tantissimo, ecco. Adesso aspettiamo, anche perché si ha paura dell'esodo in Slovenia, no? Com'è stato fare benzina stamattina con gli aumenti che ci sono stati? È sempre una spesa enorme che affrontiamo, perché alla fine, se facciamo i conti, insomma, vanno via sui 200, almeno quanto riguarda me, sui 250-300 euro al mese. Quindi è una cosa un po' pesante, diciamo. Ecco. Malissimo, perché io l'ho fatto il 30 dicembre, era 1,60. Oggi 1,89, 100 euro un pieno della macchina. Beccate la persona sbagliata. Perché? Io sono una persona da 100.000 km l'anno, ecco, tutto spendo una caterva di soldi di autostrada, e sotto il punto di vista fiscale non possiamo scaricare niente, perché non sono agente di commercio, né SRL. Con questi prezzi qua dove andiamo a finire? Chi per lavoro deve viaggiare in macchina non è tutelato in niente, come spese, come possibilità di scaricare, come tantissime cose. Solo multe, gasolio, autostrada che costa una pazzia, e questo è il nostro lavorare. Ci sono due indagati per l'incendio che nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre ha devastato il centro per minori stranieri non accompagnati gestito dalla cooperativa Edis a Pasian di Prato, causando la morte del 17enne albanese Lady Animerai e provocando gravi ferite a 16enne ghanese, suo compagno di stanza. La procura di Udine, che ha aperto un procedimento penale per i reati di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose plurime, ha inviato una nota firmata dal procuratore Massimo Lia, in cui si spiega che, dovendo procedere ad accertamenti tecnici di natura irripetibile, ovvero l'autopsia sul corpo del minore deceduto e il sopralluogo sull'immobile in sequestro, sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto per garantire l'esercizio dei diritti della difesa il legale rappresentante della cooperativa Edis e l'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento dell'incendio. Considerato che sono coinvolti nell'accaduto minori stranieri, sarà informata anche la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minori di Trieste per le eventuali valutazioni di competenza.
L'autopsia sul corpo del 17enne morto sarà effettuata quanto prima dal professor Carlo Moreschi, già presente sul posto, subito dopo il rogo. Sono attivamente in corso e saranno ulteriormente sviluppati nei prossimi giorni tutti gli accertamenti necessari per ricostruire, precisa la procura, l'esatta dinamica dei fatti, individuare la causa dell'incendio e verificare tutte le eventuali responsabilità in ordine a quanto accaduto. È tempo di bilanci anche per l'Ordine dei Medici della provincia di Udine. Con noi il segretario, dottor Cappelletto, per fare un punto della situazione. Si è parlato tanto dei problemi della sanità, problemi su vari fronti. Recentemente si è parlato tanto anche della carenza di medici. Il problema è antico, è un problema antico su una programmazione fatta in maniera incongrua negli anni. Noi come ordine da sempre diciamo alla politica attenzione che i nodi verranno al pettine, stanno venendo al pettine in maniera forse improvvisa e imprevista grazie al Covid, ma in questo momento la situazione comincia a diventare drammatica per quanto riguarda i numeri. Ci sono pochi medici sul territorio, pochi medici negli ospedali, si stenta a trovarli. I pochi medici cercano di andare in pensione appena possono e quindi c'è una grossa criticità nel trovare professionisti che affrontino questo problema. Quei pochi sono oberati da incarichi amministrativi, la burocrazia prende il sopravvento, si stima che il 60% del tempo dedicato da un medico di medicina generale al paziente venga divorato da incarichi amministrativi burocratici e quindi tutto questo comporta una minore rappresentatività. Ovviamente la soluzione non è facile, ma secondo voi cosa bisognerebbe fare? Prendere esempio magari dell'organizzazione che c'è altrove? Ma in Veneto stanno cercando di organizzarsi unendo molti medici di medicina generale, si uniscono con delle strutture unificate, anche in Friuli viene fatto. So che c'è stato il tentativo di formare queste unità territoriali di medici di medicina generale che condividano l'attività ambulatoriale dandosi una mano l'un l'altro con servizi di segreteria in maniera da cercare in tutte le maniere di diminuire il carico amministrativo. Il periodo delle feste natalizie è andato decisamente bene, con presenze da tutta Italia e ritorno di turisti dai paesi dell'est, ma il meteo è la più grande incognita per il proseguo della stagione sciistica. A Tarvisio, così come negli altri poli della regione. Tra Natale e Capodanno era impossibile trovare una sistemazione nelle strutture ricettive e anche gli esercizi commerciali hanno lavorato con soddisfazione, come spiega Diego Bellotto, albergatore rappresentante di Federalberghi per Tarvisio. Da poco prima di Natale in poi era difficile trovare alloggi nel Tarvisiano, quindi per quanto riguarda la situazione alberghiera molto bene. Ho sentito colleghi del commercio, compreso anche oltre ai negozi, naturalmente il mercato, ristoranti, devo dire che tutti hanno lavorato molto bene, è stato sicuramente un fine anno importante. Prevalenza, non direi solo friulani, tanti, ma anche, non lo so, romani piuttosto che altre città d'Italia. Rispetto ad altri anni abbiamo sicuramente rivisto austriaci, qualche tedesco, qualcosa dai paesi dell'est. Loro hanno le vacanze di Natale, le vacanze per loro iniziano dopo l'Epifania, quindi solitamente nelle nostre zone si lavora con quei paesi dopo l'Epifania. Gli operatori turistici nutrono ora il forte timore che il tempo, tutt'altro che invernale, possa vanificare i buoni risultati ottenuti finora e sperano che possano arrivare quanto prima freddo e neve. Comincia qualche disdetta, naturalmente ora che fa la differenza è il meteo, abbiamo una situazione meteo veramente preoccupante, nel senso le piste cominciano a soffrire, non fa freddo e quindi neanche promotorismo può risolvere il problema se non nevica, perché non possono sparare con queste temperature e siamo un po' preoccupati, questo se non arriva freddo o neve rischia di vanificare il grande risultato ottenuto finora, perché naturalmente se non c'è neve si lavorerà sicuramente meno. I principali fatti di giornata ora dall'Italia e dal mondo in questo riassunto a cura dell'ANSA.
La commissaria europea alla salute, Stella Kyriakides, conferma le indiscrezioni di stampa in merito all'offerta alla Cina di vaccini adatti alle varianti di Covid. Secondo la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, invece, la produzione di vaccini cinese è soddisfacente e la situazione Covid in Cina è prevedibile sotto controllo. Le CDC intanto rassicura nessun impatto dell'ondata cinese in Europa. È stato identificato l'uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana, alla stazione Termini a Roma. Si tratta di un clochard 25enne di origine polacche, in Italia da 8 mesi. Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio. La vittima è stabile, ma la prognosi resta riservata. È cominciata davanti alla Corte d'Appello di Brescia ed è stata subito rinviata al prossimo 16 gennaio l'udienza per decidere la consegna o meno al Belgio di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex eurodeputato Antonio, pure lei tra gli arrestati nell'ambito del Qatar Gate. Il PD fa sapere che voterà a favore della revoca dell'immunità degli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Sono 5,2 milioni gli italiani che non rinunciano alla vacanza anche nei giorni dell'Epifania, complice la collocazione di venerdì. Sono le stime di Federalberghi. Tra chi ha scelto una vacanza lunga, Natale e Befana compresi, 3 milioni e 54 mila persone, e chi si è orientato solo su Capodanno ed Epifania, 242 mila, si distingue quel 1 milione e 868 mila che si muoverà solo per la Befana. Tra le destinazioni vince l'Italia. A proposito del tema Covid, si arrabbia la Cina sul tema tamponi. Pechino dice inaccettabili i test sui viaggiatori cinesi e la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, dice potrebbero esserci contromisure.部分国家采取紧针对中国的入境限制措施，缺乏科学依据。一些过度做法更让人不能接受。我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对，将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。 Andiamo ora a Roma, dove sono state oggi circa 70.000 le persone che hanno reso omaggio a Papa Ratzinger nella seconda giornata di Camera Ardente nella Basilica di San Pietro. Con i 65.000 fedeli registrati ieri, sono in totale 135.000 i pellegrini che in due giorni hanno deciso di omaggiare il Papa. Sarà possibile rendere un ultimo omaggio anche domani dalle 7 alle 19, mentre giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro. A celebrarlo sarà Papa Francesco. E ora cambiamo completamente argomento e contesto e andiamo a vedere le immagini dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia. Per lui questa sera è stato organizzato un vero e proprio show con lo stadio strapieno e con le sue parole in conferenza stampa, in cui ha tenuto a precisare che la sua carriera non è finita. Sentite. So for me it's not the end of my career to come in South Africa. This is why I want to change. And to be honest, I'm really don't worry about what the people say. I took my decisions and I have responsibility to change that. But for me, I'm really, really happy to be here. And I know the league is very competitive. The people don't know that as well, but I know because I saw many games. And you know, what I want and I'm looking forward it's to play, and I hope to play after tomorrow if the coach thinks is a good chance. Non vede l'ora di giocare Cristiano Ronaldo, non vediamo l'ora nemmeno noi di veder ripartire il campionato di Serie A. Beh, ci siamo, domani e ora l'Udinese sfiderà alla Dacia Arena l'Empoli in questa prima partita del 2023. Allora, nel nostro blocco sport a cui vi lascio, andiamo a sentire le dichiarazioni della vigilia di mister Andrea Sutil, ma andiamo anche a fare il punto sugli prossimi appuntamenti del basket di A2 per le nostre formazioni regionali. Lo sport e poi vi salutiamo. Buonanotte. Ma che domani sarà il mio compleanno, questa è la cosa che importa meno, anche perché i compleanni che adesso sono sempre che ti sta invecchiando, quindi non sono tanto piacevoli, anche se sono relativamente giovane, ma
insomma, 49 anni, era meglio festeggiarne 30, però è una battuta, quindi non interessa che è il mio compleanno, quello che sarà interessante è vedere come la squadra approccerà dopo questa lunga sosta e come le squadre approcceranno dopo questa lunga sosta, dove, come ho detto in altre occasioni, è stata una novità per tutti gli staff, per tutti gli allenatori e anche per gli stessi calciatori. Quindi non è stato semplice, immagino, per tutti gestire l'aspetto mentale, l'aspetto fisico. Ripeto, con questi tanti giorni davanti, però penso che a livello di staff abbiamo svolto un ottimo programma, dove, come dicevo prima, abbiamo approfittato per migliorare tutto i singoli, migliorare i reparti, migliorare il collettivo. Spero e mi auguro domani di vedere questi miglioramenti. È stato utile per intensificare anche dei lavori video, dei lavori individuali, e soprattutto anche per recuperare gli infortunati. E quindi da parte mia c'è curiosità di vedere come la squadra approccerà domani a questa partita. Quello che mi auguro in questo anno è innanzitutto, lo auguro a me, lo auguro a tutti, di stare bene, di avere salute, che questa è la cosa più importante, serenità, e vivere la vita giorno per giorno felicemente. E a livello professionale mi auguro di vincere tante partite, perché quello che ci interessa è essere competitivi e giocarci partita dopo partita, come sempre abbiamo fatto, da vincenti. E quindi domani inizia secondo me un nuovo campionato, e bisogna essere subito competitivi. Per quanto riguarda Deulofeu, ecco, lì forse è l'unico giocatore ancora da valutare bene, e per il resto sono tutti disponibili. Beto e Success, l'ho detto tante volte, sono una coppia che si compensa magnificamente a livello tecnico-tattico, perché sono due attaccanti che vivono bene la simbiosi. Isaac è più un giocatore a piede, più un giocatore, diciamo, regista avanzato, dotato anche comunque di una buona profondità, di una buona corsa di profondità. Però è chiaro che la sua caratteristica migliore è quella di innescare le sponde con svariati assist incredibili e farci salire bene. E Beto è il classico attaccante di area di rigore, di attacco della profondità, quindi una coppia che ho visto crescere in questo periodo veramente tanto. Hanno fatto bene, hanno fatto dei gol, che è la cosa più importante. Poi alla fine il calcio si racchiude e finisce col buttare la palla dentro la porta, quindi è lì che poi la squadra è efficace e le punte sono efficaci, quindi loro sono stati molto efficaci, mi stanno ascoltando, si stanno muovendo bene, quindi può essere sicuramente che iniziano la partita. L'inizio di 2023 sarà subito un piccolo tour de force per le squadre friulane del basket di A2, con tre partite nel giro di 10 giorni. Tre gare a testa per la più Old Wild West Udine e la Web Gesteco Cividale, che diranno tanto delle sorti dei rispettivi campionati. Non è un mistero che sarà così, in particolar modo per la squadra bianconera del presidente Alessandro Pedone, chiamata a iniziare un nuovo ciclo con Carlo Finetti in panchina al posto dell'esonerato Boniciolli, sollevato dall'incarico dopo la brutta sconfitta di Desio contro Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia, dove soprattutto la gestione del profondo roster messo a disposizione, anche se ancora senza Diego Monaldi, è sembrata davvero improvvisata, quasi in maniera schizofrenica, con 20 cambi nel solo primo quarto. Finetti sa che in 10 giorni la stagione può voltare davvero pagina, a cominciare dalla sempre difficile, oltre che lunga, trasferta di San Severo. Per ora in stagione è 1-1, con la sconfitta e annessa eliminazione in Supercoppa in campo neutro e la vittoria Udine in campionato. Con Ed Daniel in dubbio, Udine vuole approfittare prima della gara in casa contro Chiusi, a 10 punti come San Severo, e chiusura del trittico con la delicatissima trasferta in quel di Cento contro gli attuali primi in classifica dell'ex Federico Mussini.
Fare 6 punti è un imperativo per Udine, ma non è un'impresa semplice per il nuovo coach. Anche Cividale chiuderà il miniciclo ospitando la corazzata Pistoia, accreditata alla promozione in A1. Sarà l'ennesima festa sportiva nell'impianto ducale, che mercoledì sera vedrà invece la sfida contro la Staff Mantova, vittoriosa all'andata 78-73, ma sconfitta in Supercoppa in quel di Lignano Sabbiador. Nel mezzo la trasferta di Ravenna, attualmente ultima in classifica. 3 gare non semplici, ma nemmeno impossibili per le Aquile di Pillastrini, che cercano in questo 2023 quella continuità persa dopo il derby vinto e le conseguenti 3 sconfitte consecutive in campionato.